Giulia Gabrieli, serva di Dio. La storia speciale di una ragazza normale. Inizi. Giulia Gabrieli nasce a Bergamo nel 1997. Nell'estate del 2009, quando aveva 12 anni, Giulia scopre di avere uno strano gonfiore sulla mano. All'inizio si pensava ad una puntura d'insetto, ma nessuna crema riusciva a diminuire quel gonfiore. Un esame più approfondito fa emergere la verità. Nel giro di un mese Giulia si trova ad affrontare la sua prima chemioterapia per un sarcoma particolarmente aggressivo. Dopo lo smarrimento iniziale, Giulia reagisce in modo molto positivo, con fiducia ed energia. Il rapporto di Giulia con i medici è speciale. Li definisce supereroi perché anche loro salvano dalla morte persone sconosciute. Ha un rapporto davvero unico con i medici. Durante i 2 anni in cui combatte il sarcoma mette al centro non la sua malattia, ma le relazioni che riesce a intessere con loro. Giulia non chiede di essere guarita, ma solo che loro si prendano cura di lei. Giulia sbatte il muro di chi la curava. Medici e infermieri vengono travolti dalla sua testimonianza che cambia la loro vita e il loro rapporto con la piccola paziente e con la loro professione. Giulia voleva abbracciare e farsi abbracciare, dare amore e riceverlo con umiltà e fiducia. La stessa umile fiducia e amore erano per il suo Signore, Dio amore, Dio papà.